tutti, e lei Sofì, e insieme siamo in me contro te. E udite udite, questo è il nostro laboratorio. Ve lo ricordate? Domani torneremo a Milano e quindi non potevamo andarcene senza venire a salutare il nostro laboratorio qui in Sicilia. Ci è mancato davvero tantissimo perché era più di un anno che non tornavamo qui. Andiamo a scoprire come sta il nostro amico Scheletri. Scheletri, ciao, come stai? Saluto alle note. Yeah, yeah. Nini. Ma che hai fatto ai capelli? Adesso hai un casco da operaio? Ti sta veramente molto molto bene. E poi ti trovo in gran forma. Amico mio. Lui, come può uno scheletro stare in gran forma? Venite qui. Scheletri, ma come te lo devo dire? Devi mettere su qualche chilo. Sei troppo scheletrico. Sei tutto pelle e ossa. Anzi, solo ossa. Dovresti mettere un po' di pancetta qui, un po' di ciccetta qui. Insomma, sarebbe bello poterti dare qualche pizzicottino amichevole, non credi? Non risponde. E poi quanto mi è mancato il camice. No, lui, questo il mio adorato lui, camice. Questo è il mio camice. Lui, quello che hai appena indossato è il mio camice. Il tuo pare essere questo schifo qui, tutto sporco, giallognolo e tagliuzzato. Che senso ha? Quindi, tu, dammi. Tieni il tuo. Grazie. Devo metterlo per forza, fa molto caldo, è estate. No, infatti non c'è bisogno, tieni anche questo. Allora che bisogno c'era di prenderli? Erano messi così ordinati. Il mio qui, incantato e meraviglioso. E il tuo qui da questo lato, ricordatelo, perché la prossima volta che torneremo io non te lo perdonerò se prendi di nuovo il mio, perché la prima volta che hai, la seconda che hai, la terza vuol dire che lo fai apposta. Ma ragazzi, vi ricordate i nostri meravigliosi quadri? Guardateli che bello, è il nostro quadro. E poi qui c'è la tavola periodica, wow, con tutti gli elementi di chimica. Ma quanto è tecnologico e scientifico il nostro laboratorio. Infatti abbiamo un sacco di quadri, tutti che riguardano la scienza. Questo riguarda la biologia, qui abbiamo delle cellule. E poi abbiamo la nostra lavagna. Questa scritta, da quanto tempo è qui? Non lo so, sarà più di un anno. Penso proprio di sì. Laboratorio del Team Trote. H2O, NaCl, un cuore, un cerchietto. Ah, sì, mi ricordo. Una volta avevo fatto una similitudine. Avevo detto che io sono come questo cerchio così grande. E tu invece sei questo. Cosa sono? Non si vede niente. No, se guardi bene sei un puntino. Stai dicendo che sono un puntino? Non mi ricordo esattamente perché ti avevo paragonato un puntino così piccolo. Facciamo così. Allora, metto una X. Non sei come questo puntino così piccolo. Mettiamo che sei... così. Ok, dai, sei migliorato in questo anno. Scheletri, ma ti rendi conto? Mi prende sempre in giro. Smettila, fai sempre la vittima. Ma tutti vi starete sicuramente chiedendo perché ci troviamo nel nostro laboratorio. Bene, la risposta è semplicissima. In tantissimi ci avete chiesto... Che avete realizzato e che si trovano nel laboratorio. Oggi scopriremo come sono diventati tutti i nostri slime che teniamo in questa bacheca. Saranno ancora funzionanti o saranno diventati secchi o magari liquidi, puzzolenti, tutti rugosi, tutti... Che esagerato! Non so, effettivamente sono molto molto curiosa. Mi sa che non ci resta altro che andarlo a scoprire. Aspettate, ma qui, oltre a tutti i nostri slime, ci sono anche tutti i nostri squishy. No, ma quanto sono squisciosi. Questi sono rimasti, mi sa, uguali. Il tempo non li ha cambiati affatto. Ah! Invece sì che li ha cambiati. Ma sei impazzito? Guardate qui. Ma che schifo c'hai nel piede? No. Uno, hai rovinato uno squishy. Due, hai rovinato il laboratorio, era così pulito. Giuro che non so che cavolo è successo. Ma che sostanza c'era dentro questo squishy? Questa specie di schiuma. Ok, è ufficiale, il tempo ha rovinato questi squishy. Direi di non spremerne più, altrimenti rischiamo che scoppino tutti in aria. Secondo me non è stato affatto il tempo, ma sei stato tu che l'hai spremuto troppo forte. Sai cosa farai adesso? Cosa? Mi pulirai il piede. Il piede? Quel piedone puzzone e adesso sporco di schiuma? Proprio così. Chi sporca pulisce. Va bene, prendo qua il rotolone di carta igienica.
e pulisco. Oh, che schifo. Si è spalmata su tutto il piede. Che schifo. Dai, pulisci bene. E non si pulisce tanto bene. Two hours later. Ok, il suo piedino è pulito e brillante come nuovo, grazie al mio spruzzino estintore. Ve lo ricordate? Anche questo era mio. Lui, devi capire la differenza tra ciò che è mio e ciò che è tuo. Ciò che è mio è mio, ciò che è tuo è mio. Scusa, non ho capito l'ultima parte. Cioè, ciò che è mio. Sì, non ti concentrare troppo. Andiamo avanti, andiamo ai nostri slime. Guardateli qui in tutta la loro magnificenza. Sono miliardi di miliardi. Anche lì sotto ci sono altri slime. Sarà tutto bellissimo. Ma io direi di iniziare la nostra revisione partendo da questi barattoli qui. Wow, questi sono i più vecchi di tutti e li abbiamo fatti noi. Qui c'è lo slime preparato col frullatore. Sembra tossico. Ma siamo sicuri di volerlo aprire? Guardate qui. Ma che cavolo, ma com'è diventato? C'è una parte acquosa e una parte slimosa. Ma com'è possibile? E poi la parte slimosa è piena di bolle. Ho qui una ciotola e andiamo a versare il contenuto di questo primo barattolo nella ciotola. Che schifo. Ok, guardate, sta uscendo tutto il liquido. Ma cos'è? È acqua o liquido per lenti? Non lo so, fa uno strano odore, tipo di vernice. E adesso tiriamo fuori questo pezzo solido. Oh oh, mi sa che abbiamo un problema. Questo pezzo è rimasto incastrato, non scende. Ragazzi, non scende giù. Lo provo a prendere con le mani. Che schifo, che schifo, che schifo. È viscido. È viscidissimo. Ok, ci sono quasi, ce l'ho vedendo. Ragazzi, credetemi se vi dico che è la cosa più strana e disgustosa di sempre. È diventato come solido, tipo plastica, sembra di toccare plastica, credetemi. Che strano, guardate, non riesco ad allargarlo. E poi tutte queste bolle, non so, mi fanno uno strano effetto. Non riesco a toccarle. Sarà muffa. No, basta, ok, lo posso, adesso basta. Ciao slime. Ok, mani pulite. Allora, questo video sta andando nel peggiore dei modi. Cioè, questi slime già mi hanno distrutto le mani. Siamo solamente al primo slime. Già ho le mani blu. E quella sostanza lì disgustosa. È proprio solido. Sophie, ho le mani blu. Sono tipo, non lo so, Hulk al contrario. Sei un Hulk difettoso. Mettiamola così, ho un puffo. Come meglio credi. E voilà, il nostro puffetto ha rimesso lo slime all'interno del suo barattolo. E quindi lo possiamo riporre al suo posto. Ciao, riposati. Ciao. Che schifo. Qui c'è il nostro vaso della calma, che è sempre meraviglioso. Funziona perfettamente, nonostante gli anni, è sempre lì bello e brillante. Vi ricordate di questo video? Forse le nuove trote non hanno visto il procedimento, ma se volete realizzare anche voi il vaso della calma, vi consigliamo di guardare uno dei nostri vecchi video in cui vi mostriamo tutto il procedimento. Fai vedere quanto è figo? È la cosa più rilassante di sempre. Adesso passiamo a un altro slime e io direi di passare a questi qui. Guardate che strani, le bustine si sono gonfiate. Ma che cavolo vuol dire? Non lo so, prendo questo qui. Oh, che strano aspetto. Se vi ricordate, quando li abbiamo presi erano meravigliosi. Era un normale slime all'interno di una bustina. Adesso sembra un fagottino. Wow, un fagottino pieno di un qualcosa di disgustoso. Sembra pronto ad esplodere. Andiamolo ad aprire. Per aprirlo servono delle forbici. Molto pulite, mi dicono. Vado. Ragazzi, state lontani. Ok, mi allontano. Non ha fatto boom. Questa cosa mi inquieta. Così non va. Come così non va? Che stai facendo? Mi devo proteggere. Che cerchi adesso? Dove sono i nostri guanti in lattice? Eccoli. Perfetto. Ho bisogno dei guanti per proteggere le mie mani. Non le vorrei avere blu come le tue. E neanche fucsia. Guarda i para, mi stai invidiando, eh? Sì, un bel po'. Lo so. Ho sempre delle idee geniali. Le mie mani blu. Sono pronte? Vai.
è uno slime molto strano. È diventata una specie di chewing gum. Già, non è più questo uno slime, è proprio un appiccicume. È un appiccicume disgustoso e fastidioso. Però profuma un sacco, profuma come all'inizio. E il colore è rimasto lo stesso, super fucsia. I prossimi slime che voglio andare ad aprire sono le paste. Vi ricordate? Prendo questa e prendo questa. Ok, dal barattolino sembrano normali e belli come al solito. Chissà come saranno al loro interno. L'odore è sempre buonissimo. Ok, provo a toccarlo. Ragazzi, non ci crederete, ma è bello come sempre, è sempre uguale. No, vabbè, ma è incredibile. Ma vediamo anche l'altro. Eh sì, caro Team Trote, questo slime ha superato il test. Aspetta, non vorrei avere adesso le mani verdi. No, sono sempre azzurre. E adesso voglio andare ad aprire uno di questi barattolini. Ne abbiamo davvero un centinaio. Guardate qui, ce ne sono un'infinità. E prendo questo, il primo. Siete curiosi? Io non mi ricordo neanche cosa ci fosse dentro. Dai, aprilo, sono curioso. Vero? Sì. Adesso ricordo. Sì, me lo ricordo. Era una pasta modellabile più dura. Ed è sempre la stessa. Sì, ragazzi, si riconferma la teoria di prima. Le paste si sono mantenute nel tempo. A distanza di un anno sono come nuove. Rimangono da provare gli ultimi, che sono i macaron. Oh, io non ricordo proprio cosa c'era all'interno. Come si aprono? Perché non va? Proviamo con un altro. Devo usare le maniere forti. Mi dispiace, piccolo macaron. È qui. Ma cosa stai facendo? No! No! Lo devo fare, scusami. What? È rimasto chiuso! Ma com'è possibile? Ehi, apriti! Come... ha funzionato, si è aperto. E all'interno non speravo di trovare questo. Cos'è questo schifo? No, è tutto viscido. Mamma mia, non riesco a toccarlo. No, ragazzi, credetemi, questo non si è mantenuto per niente bene. Si sgretola tutto, non riesco a prenderlo. È viscido e pallinoso, guardate. Se provo a prenderlo, si rompe tutto. No, ok, tu non hai superato il test. E io ti richiudo così, metto questo qui e poi... nuovo? È ufficiale lui? Sei pazzo! E perché sarei pazzo, eh? Forse sì, sono un pochino pazzo. Comunque, Team Trote, tutto sommato, i nostri slime, le nostre paste si sono mantenuti nel tempo. Aiuto! Mi sono spaventata veramente. C'è. Aiuto! Vai via, brutto coso! Stavo dicendo che... Ma comunque, Team Trote, l'avventura di oggi si conclude qua. Cliccate qui davanti a me per iscrivervi al nostro canale. Mentre qui davanti a me per vedere il vlog di ieri se ve lo siete perso. Noi possiamo salutare l'abbonato di oggi che è Linda Martorini. E vi ricordiamo che per essere salutati vi dovete abbonare al nostro canale. Noi ci vediamo domani che torniamo a Milano. Ritorno di vlog a casa. Quindi tenetevi forte. Ciao.